Eccoci tornati in diretta. Allora, stiamo monitorando ovviamente la situazione perché anche se ci siamo svegliati già con insomma, il risultato effettivo delle elezioni di ieri, però insomma, cominciano ad arrivare anche delle dichiarazioni che tra poco naturalmente andremo a leggere insieme. Lo scopo di questo nostro spazio in diretta che abbiamo voluto aprire a tutte le nostre piattaforme, non solo alle fonti.tv, ma anche alle piattaforme social, proprio per insomma, costituire una sorta di confronto ancora più esteso, l'obiettivo, dicevo, è proprio quello di analizzare il voto di ieri. Centrodestra ha vinto naturalmente a man bassa, come si suol dire, perché ha superato il 40%, il centrosinistra si è fermato al 26%. Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia guida la coalizione di centrodestra. La narrativa era già questa, insomma, la narrativa politica era già questa. I sondaggi la davano davano Fratelli d'Italia come partito più votato, ma insomma, poi sapete benissimo e sappiamo benissimo che le cose possono cambiare. Invece, così è stato. 26% diventa di fatto Fratelli d'Italia il primo partito italiano, seguito dal Partito Democratico, e poi c'è stata la sorpresa del Movimento 5 Stelle che è arrivato al 15% con Giuseppe Conte che ha già rivendicato il reddito di cittadinanza. Ha detto, è una delle prime dichiarazioni che ha rilasciato Conte, difenderemo il reddito di cittadinanza con tutte le nostre forze. E poi sorpresa amara invece per la Lega che arriva al 9%, Forza Italia 8%, perché al di là del fatto che fanno parte della stessa coalizione li metto vicino, perché Forza Italia sappiamo molto bene già da un po' che insomma non versa in uno stato di salute non propriamente ottimale. La Lega invece era fino a poco tempo fa il primo partito, mentre adesso scende appunto al 9%. Avremo modo poi di parlare anche degli altri partiti naturalmente. Io saluto, da questo momento in avanti avremo un po' di ospiti che seguiranno. Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, e Fabio Massa, giornalista affariitaliani.it, i primi due ospiti che ne Demo. parleranno con noi. Buongiorno, Buongiorno. bentrovati. Allora, subito per rompere il ghiaccio, Giancarlo Marcotti, parto da te, poi naturalmente vado subito a sentire l'analisi di Fabio Massa, che lo conoscete sicuramente, insomma, è sempre un'analisi molto molto mirata e puntigliosa e non vedo l'ora di sentirla, anche quella di Giancarlo Marcotti naturalmente, però ovviamente sono due figure diverse e non a caso le ho messi accanto. Allora, Giancarlo Marcotti, cosa ti senti di dire subito, il giorno dopo le elezioni? Allora, direi nessuna sorpresa, cioè, i risultati più o meno concordano con i vari sondaggi che erano stati fatti prima del voto. Cioè, se andiamo a vedere l'ultimo sondaggio del giorno 9, perché sapete che negli ultimi 15 giorni non possono essere pubblicati i sondaggi, ma il sondaggio del giorno 9, l'ultimo sondaggio, più o meno dava questi risultati. Magari un po' il calo della Lega è stato un po' più accentuato, la crescita di Fratelli d'Italia, ma insomma, sono questioni veramente di decimi di punto. La questione da sottolineare, ovviamente, a parte il cambio che avremo di governo, quindi avremo per la prima volta un presidente del Consiglio donna, avremo per la prima volta un presidente del Consiglio di una forza politica che fino a ieri valeva, fino Sì, ieri per modo di dire, certo. alle elezioni scorse valeva solo poco più del 4%, ma io in un tweet le elezioni di ieri, direi che possiamo dire che ha perso Draghi. Ha perso l'agenda Draghi, ha perso Draghi, cioè la Lega ha perso perché si è legata a Draghi. Se non si fosse legata a Draghi, oggi avrebbe il doppio dei suoi voti. E ha vinto invece chi è stato all'opposizione, cioè Fratelli d'Italia. Direi che questo è il succo delle elezioni. Insomma, mi fermo qui. Ok. Sì, dopo tanto ci torniamo. Questa è la prima, così, la prima analisi che vi sentite di fare. Fabio Massa, allora, le avrei seguite, immagino, in notturna o non lo so, comunque, Mera cosa. l'occhiaia.
vabbè, dai, quelle un po' tutte ce le abbiamo. Anch'io non l'ho seguita tutta notte, ma alle 2 mi sono svegliata e mi sono messa a leggere tutto. Quindi, insomma, abbiamo fatto un po' le ore piccole tutti quanti. Qual è la prima cosa che hai, insomma, notato e che ti senti di evidenziare? Poi, naturalmente, ti lascio fare un'analisi anche più completa. Allora, beh, intanto io ho passato la nottata tra Via Bellerio, la sede della Lega, tra il Bryan and Barry Building, dove c'erano tutti i colonnelli del nord di Fratelli d'Italia, e poi sono anche andato nella sede del Partito Democratico, che era a Lambrate, ovviamente su Milano, tutto su Milano. Che cosa mi sento di dire? Guardate, il tema qui è che siamo tornati ai partiti regionali tranne FD, e mi spiego. Esistono due partiti nazionali, Fratelli d'Italia e il Partito Democratico, che prendono più o meno la stessa percentuale, altissima Fratelli d'Italia e mediamente bassa il Partito Democratico, anche se non molto più bassa della volta scorsa, cioè, se Sì. guardiamo i dati assoluti, che sono spalmati su tutto il territorio nazionale. Poi invece abbiamo due differenti partiti che si giocano, vengono giocati in senso regionale. Il Movimento 5 Stelle, che ha dei risultati altissimi nel Sud Italia, 34 in Campania, 29 in Calabria, 28 qualcosa del genere in Puglia, cioè risultati altissimi a livello regionale. E il partito di Calenda, quindi il terzo polo, che ha risultati mediamente più alti nel nord e crolla nel sud Italia. Cosa ci restituisce questa lettura? Ci restituisce un'Italia spaccata in due, fondamentalmente, proprio per bisogni. E rispetto a quello che diceva il collega Marcotti, più che io penso che sì, l'agenda da Draghi è stata bocciata, ma io vado anche un po' oltre. Secondo me nessuno ha capito esattamente cosa fosse l'agenda Draghi. E per la seconda volta, perché già era successo con Monti, ma lì ne avemmo la plasticità, perché lui si candidò a Monti. In questo caso invece Draghi, che è un pochino più furbo, non si è candidato. Abbiamo la plasticità che i governi tecnici di consenso non ne hanno. Vengono scelti senza consenso. E poi non ne generano, quindi chiunque abbia parlato di agenda Draghi, la gente non l'ha capito. Che cavolo è questa agenda Draghi? Se dovessimo riassumerla noi così, in due parole, faremmo fatica anche noi a riassumerla. Figurarsi qualcuno che non sta lì tutte le volte a pensare, vedere, fare come facciamo noi, che siamo un po' come gli analisti di borsa, no? Che guardano le minime oscillazioni della politica. Ecco, queste un po' le prime due o tre cose che mi viene da dire. Poi c'è un altro tema, perché Quale? Sì. la Lombardia è un qualcosa di ancora più complesso, perché la ferita in Lombardia è devastante. Salvini ha fatto delle liste in cui ha escluso tutti i giorgettiani, buona parte di quelli di Fedriga. La Lombardia ha punito pesantemente la Lega e l'ha punita ancora di più il Veneto, che già è stata una roccaforte. In Friuli Venezia Giulia dovrebbe esserci, secondo la Vulgata, il sostituto di Salvini, Pronto, che è Fedriga. Fratelli d'Italia più di doppiare, cioè una roba, ha più che doppiato, diciamo così, la Lega. Sì. Questo mette sulle prossime regionali, che è la prossima sfida, una grossa ipoteca. Una grossa ipoteca. Cosa ne pensi di questo, Giancarlo Marcotti? Poi dopo andiamo ad analizzare altri aspetti. Una grossa ipoteca. Cosa rispondi a Fabio Massa? Sì, la questione Lega è effettivamente abbastanza anomala, nel senso che allora, anche il Partito Democratico non ha avuto un buon risultato. No. Adesso non so se rimarrà Letta o se verrà sostituito, ma qualora venga sostituito Letta non c'è nessun problema, cioè trovano una persona a mettere al suo posto. La Lega è diversa, cioè al posto di Salvini chi si mette? Chi ha fatto crollare la Lega, cioè Zaia, Fedriga e compagnia, perché il Veneto non ha votato perché si è sentito tradito, cioè questi hanno fatto una politica che neanche il PD faceva, cioè, quindi per forza poi dopo nel Veneto e in Friuli la Lega crolla. Crolla perché ci sono personaggi come Zaia e come Fedriga che sono
non lo so, molto più vicini al PD, io insisto su questo fatto, cioè non riesco, i veneti rimanevano di sasso ogni volta che Zaia compariva, e tutti i giorni con sta storia del Covid eccetera, che compariva dicendo appunto le stesse cose che diceva il PD, non distinguendosi. A quel punto è ovvio che c'è stata una parte che non ha votato, cioè non sì. è neanche andata alle urne, perché in Veneto il PD non lo votano, c'è poco da fare, anche se il PD promettesse di dare un milione di euro a tutti i veneti. Beh, ci sono delle regioni, certo, ci sono delle regioni che insomma poi restano sempre fedeli alla parte politica di riferimento, quella più tradizionale, no? Per così dire. Certo, okay. Certo. E quindi quella parte della Lega un po' è andata nell'astensione e poi è andata a Fratelli d'Italia, che non ha fatto nulla per avere tutto questo successo, è solamente rimasta all'opposizione di Draghi, e non ha fatto neanche tanto opposizione, perché insomma ha votato anche delle cose che invotabili quindi bastava solamente essere un po' critici con Draghi che si sarebbero avuti dei risultati migliori da parte okay. della Lega, invece così. Allora, un'altra cosa da segnalare, poi vi mostro alcune degli screenshot di siti stranieri di come hanno accolto questa vittoria del centrodestra. Prima però bisogna dire altre cose, che Di Maio resta fuori dal Parlamento, il suo partito Impegno Civico raggiunge a malapena l'1%, ma anche altri piccoli leader, diciamo, restano fuori, per esempio Paragone con Italexit, forse c'era qualcuno, perché poi qualcuno magari anche i giorni precedenti il voto, no, mi ha scritto, mi ha detto: ma secondo me ci sarà la sorpresa Italexit. Invece non c'è stata la sorpresa Italexit. Italia Sovrana e Popolare di Marco Rizzo resta fuori, insomma i piccoli movimenti, a partire da quello di Di Maio, Fabio, parto da te, esclusi totalmente. Su Di Maio ti aspettavi di più o era una sconfitta annunciata? Allora, anche qui cerchiamo di mettere in ordine due cose. L'operazione di Di Maio con la spaccatura dal Movimento 5 Stelle era un'operazione di palazzo che in un primo tempo coinvolgeva anche il sindaco di Milano. Cioè il senso della cosa era: il Movimento 5 Stelle sta crollando, mettono a rischio il governo Draghi, noi facciamo un'operazione per cui prendiamo 60-70 parlamentari, quindi lo svuotiamo, giochiamo per 6 mesi con questa cosa, quindi con una forte presenza sui giornali, il fatto che noi siamo responsabili, eccetera, 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 eccetera. Quindi per 6 mesi noi stiamo lì in quel fermentiamo, e poi andiamo alle elezioni, che siamo sicuramente già più noti, abbiamo fatto delle cose. Questo era il disegno. Però poi cosa succede? Come al solito, il diavolo fa le pendole ma non i coperchi. Quindi è la verità che Draghi non sopravvive come governo, e quindi devono andare alle urne. E alle urne i cittadini, ripeto, non sono come noi che guardiamo le minime variazioni. I cittadini sono molto più, forse anche meglio, forse più basici, ma più basici nel senso buono, nel senso che loro guardano le cose in maniera molto più dall'alto, e vedono che uno, Di Maio, si è separato da Conte. Perché? Per cose di palazzo, capiscono, questo vuole essere rieletto, cose di palazzo. Alla fine, tra l'originale e la copia, tu prendi sempre l'originale, e quindi votano Conte. Perché alla fine quello che ha fatto il reddito di cittadinanza è stato Conte, perché il governo Conte, quindi Conte e reddito di cittadinanza, voto lì. Di sì. Maio morto. Voi dovete pensare che in Lombardia il movimento di Di Maio ha fatto la metà secca di vita di Sara Cunial. Sì, 0,32 per 19.000 voti, cioè vuol dire che se fossero le elezioni di quartiere dello Stadera non sarebbe comunque stato scelto per guidare anche il municipio 9, cioè stiamo parlando del nulla più assoluto. Ma è stata una tempistica sbagliata, o proprio la mossa in generale, se vogliamo entrare ancora? Tempistica sbagliata, campagna sbagliata, è stato percepito come la rivista che voleva rimanere lì. Il traditore, infatti, il sindaco di Milano, che non è un cretino, l'ha mollato istantaneamente. Voi avete visto una dichiarazione, una
Di Maio. No, 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 ma è finita la carriera politica di Di Maio, secondo te, Fabio? Poi dopo vado anche da Ah, Giancarlo. me lo auguro, me lo auguro, me lo auguro, me lo auguro, assolutamente sì. Immagino sì. Di Rimane Maio è un altro strano il fatto. personaggio, vabbè, se, insomma, non è mai stato amato da tutti, però c'è stato un momento quando era ministro in cui molte persone, anche non necessariamente del Movimento 5 Stelle, mi riferisco a quando lui ancora stava nel Movimento 5 Stelle, aveva cominciato a rivalutarlo, cioè sostenendo che nel corso della sua carriera politica effettivamente avesse riportato dei miglioramenti evidenti e che quindi, insomma, secondo qualcuno avrebbe potuto da lì in avanti fare sempre meglio. Quindi, insomma, in realtà, al di là della mossa politica sbagliata, Ma qua non stiamo parlando, però scusa, qua non stiamo parlando di un giocatore della primavera No, 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 che tu lo appunto, guardi appunto. crescere, dici, ma ad un modo di Sono rimanere in Serie A. d'accordo, E tu parti sono dalla Serie A e che fai? Poi cresci pian piano, non funziona No, così. sono La d'accordissimo, verità è che è anche stato un accidente del destino il fatto che lui abbia avuto i tre ministeri più importanti, di cui due contemporaneamente d'Italia, per tutti questi No, 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 anni. ma Un infatti, accidente del e poi destino, eh. comunque indipendentemente da questo, anche se la si può pensare diversamente, poi in politica sono le mosse e le strategie che ti fanno salire o scendere anche improvvisamente, quindi è ovvio che si annulla tutto quello che eventualmente hai fatto prima di positivo, questo è chiaro. Giancarlo, cosa ne pensi tu di Di Maio? Ma Di Maio ovviamente ha fatto una mossa sbagliata e l'ha pagata, cioè come Appunto. politico è sempre stato più che modesto, d'altronde insomma. Però questo no, io vorrei sottolineare un fatto di queste elezioni che penso che sia il fatto più importante, tra l'altro Fabio lo ha già sottolineato, ossia c'è tutta una zona d'Italia, una grande zona d'Italia che è in condizioni pietose e vive solamente delle elemosine. Quindi Di Maio, uscendo dal Movimento 5 Stelle, ha decretato la sua morte e noi qua stiamo a parlare di successo del Movimento 5 Stelle perché questi hanno preso il 30% a Napoli o in quelle zone lì dove praticamente vivono di reddito di cittadinanza. Qua purtroppo io lo ribadisco per l'ennesima volta, sapete come la penso io sull'euro, ma l'euro chiaramente ha penalizzato l'Italia e penalizza sempre le zone più depresse, quindi ha penalizzato il sud Italia che già non era in buone acque prima, però perlomeno quando avevamo ancora la lira. Il fatto che la lira si svalutasse permetteva alle aziende del nord di essere competitive. Con il blocco cioè l'entrata nell'euro, il blocco dei cambi, è chiaro che alla lira, cioè al nord, alle aziende del nord è venuta a mancare la competitività e chiaramente a quel punto lì il sud è diventato una zona veramente depressa. Nel mio prossimo video l'ho già fatto, non l'ho ancora pubblicato, ma dirò che per dire non siamo a livelli di Croazia, siamo proprio a livelli di Kosovo, siamo a livelli non so di quale zone, cioè è veramente oramai e chiaramente quelli del sud da un certo punto di vista hanno ragione, cioè cosa stiamo a discutere su quello che mangeremo tra una settimana se non abbiamo da mangiare oggi? E quindi votano chi gli ha promesso che gli manderà queste prebende, questa elemosina che è il reddito di cittadinanza. No, no, vabbè, certo. Allora, adesso, come detto, andiamo a vedere, peraltro è una delle questioni che voglio sottoporvi. Me ne sto segnando perché, sono tante, non riuscirò neanche a chiedervi tutto. In un unico pacchetto vi metto questi tre aspetti. Intanto vi chiedo se il voto che è andato a Fratelli d'Italia, ricordiamo 26%, è simile, barra, uguale o non ha niente a che vedere con appunto il voto di protesta di 5 anni fa del Movimento 5 Stelle. Cioè è stato un voto di protesta? Perché poi abbiamo visto, beh, per scelte ovviamente poi che il Movimento 5 Stelle ha fatto nel corso di questi 5 anni, però insomma abbiamo visto poi il Movimento 5 Stelle dove è andato, no? Quindi vi chiedo questo. L'altro aspetto riguarda l'allarme fascismo che ruota intorno alla guida di Fratelli d'Italia per la coalizione di centrodestra. Vi mostro
mostro cosa, come titolano, diciamo, alcuni dei principali siti stranieri, dalla BBC al País, vince l'estrema destra, questo è un po' il titolo che emerge in modo diverso. Regia, grazie, facciamo passare, ecco qui, beh, addirittura qui si dice il primo governo di estrema destra di Giorgia Meloni dopo quello di Mussolini, cioè addirittura. Lo dico in questo modo perché, scusate, a me sembra un po' eccessivo, nel senso che poi si può pensare che il Fratelli d'Italia sia un partito più di estrema destra rispetto a Forza Italia, per intenderci, però addirittura dire che dopo il governo di Mussolini, che poi è stata una dittatura, arriva Giorgia Meloni e lo si mette a paragone, peraltro non ha ancora iniziato a governare, scusate, come facciamo a dirlo, prima di tutto, vabbè, li vediamo benissimo, regia, grazie. Per la collaborazione Alessandra e Eliana in questa mattinata sicuramente un po' pressante, sempre Giorgia Meloni in primo piano, ecco qui ancora, vabbè, la destra che vince le elezioni, andiamo avanti perché poi c'è un altro che parla di destra dura, vabbè, di Meloni, appunto, come dire, estrema destra, la ultradestra, l'estrema destra che vince le elezioni per la prima volta in Italia, e appunto dico anche, per esempio, il Financial Times ha parlato di un'Italia che rischierebbe in questo momento, ma non è un balzo nell'estremismo, e molti puntano l'accento sulla leader, appunto, di Fratelli d'Italia. Ecco, questo allarme fascismo. E poi, vabbè, mi sento di dire anche che adesso vedremo come andrà la formazione del governo, però per la prima volta potremo avere una premier donna, ma insomma la parte femminile della politica e non solo non fa i complimenti, no? Per questo poi io ho scritto un tweet stamattina, ho detto chiediamo poi le quote rosa, insomma mi sembra un po' non lo so, non so neanche come definirlo. Allora, sono tante cose, ma insomma cerchiamo di fare un'analisi su questo. Fabio, parto da te, non so da quale vuoi partire, fascismo, allora, voto di protesta e femminismo, mettiamola così per riassumere. Vado in ordine. Allora, prima di tutto il 5 Stelle. 5 Stelle, quando si è presentato 5 anni fa, anzi 6, perché comunque la campagna elettorale è cominciata ovviamente prima e c'era già da prima la spinta che avrebbe poi portato a oltre il 30% la volta scorsa, non era un partito di centrosinistra, se vi ricordate, era un partito che voleva dirsi fuori, un movimento addirittura, Fabio, non volevano neanche essere chiamati partito, va bene, tutti quanti non vogliono essere chiamati partiti, però lo so. Allora, erano fuori dalle due dinamiche, ok, e quindi chi ha votato là 5 e 6 anni fa come consenso con questa spinta dal basso era tutta gente che diceva il PD no perché è establishment nazionale da tanto tempo e la Lega e Forza Italia no, perché sono comunque l'establishment di destra che erano stati prima del PD e che comunque governavano tutte le regioni di fatto. Bene, a questo punto cosa succede? Succede che la situazione è cambiata. Il Movimento 5 Stelle nel tempo si è collocato nel centro-sinistra, ma proprio in maniera ideologica. Nessuno può pensare oggi che il Movimento 5 Stelle stia fuori dai poli. No, sta a sinistra, anzi, è la parte più sinistra del PD. Questo è un fatto, non è che possiamo dirci niente. Dunque ovviamente hanno perso i voti. Quei voti là, quell'altro 15%, che era quello che non stava a sinistra, era di destra probabilmente, dove è finito? Alla Meloni. E questo già, insomma, 4% più 15 facciamo già il 19, 4% era quello che la Meloni aveva storicamente, e siamo a 19. Il resto dei voti la Meloni li ha presi da Salvini. Se tu voi fate le somme, il resto dei voti li ha presi da Salvini, che infatti ha preso più o meno il 19%, adesso arriva al 9, 8 e 9, insomma, se voi fate due conti, arriverete più o meno alla percentuale della Meloni, anzi qualcosina in meno, perché Forza Italia ha retto più di quello che si pensava. Questo ha fatto la Meloni. Non è che avete preso il voto di protesta, ha preso il voto di destra, che era già lì, è sempre stato lì. Era un'anomalia che fosse andato con 5 Stelle. Okay. Secondo, allarme fascismo. Allora, io ho scritto un commento l'altro, cos'è stato, una settimana fa, in cui dicevo che alla gente gliene frega molto di più dell'assistenzialismo piuttosto che il fascismo. Cioè, in Italia nessuno pensa che possa tornare il fascismo quello col manganello. Vabbè, no, certo. E quindi, però gliene frega molto se c'è il reddito di cittadinanza o no, se arriva l'aiuto o no. Il sistema fiscale italiano è fondato su una cosa che si chiama bonus, super bonus, bonus bebè, assegni,
che sono le eccezioni teoricamente alle regole. Per quale motivo? Perché nessuno ha il coraggio di cambiare le regole, perché poi in fondo gli italiani, quando gli dai un bonus, poi se lo vogliono tenere, perché hanno nel concetto nella testa, in parte anche fondato, che lo Stato ti frega. E detto da un imprenditore editoriale, pensare che comunque la pressione fiscale su un'azienda è al 70%, ovviamente uno poi si difende in qualche maniera. E la cosa che il cittadino pensa è: oh, almeno arraffiamo quello che c'è da arraffare. E quindi l'assistenzialismo vincerà sempre sul fascismo. E la gente si sente garantita nei suoi diritti, no patrimoniale, la Meloni. Reddito cittadinanza, come si chiama? Conte. Finisco sul femminismo. Mi inserisco solo perché un amico, per esempio, scrive: mi permetto di dire che il voto si è diviso tra i sostenitori del reddito di cittadinanza e chi è contro, giusto per seguire un del po'. Nord. Sicuramente del Nord. Alberto, non so di dove sia, però comunque. Fratelli d'Italia è un partito nazionale, questo potrebbe valere tra Calenda e Conte, okay. Non per Fratelli d'Italia. Detto questo, Femminismo. Sul femminismo, ragazzi, il femminismo, come altre battaglie, o meglio, femminismo è il nome di un movimento, quello sì, movimento, collocato nella sinistra parlamentare ed extraparlamentare, da un certo punto di vista, per i diritti delle donne negli anni 70, 60 e 70. Questo è, poi prima, storicamente, addirittura... Ho detto femminismo un po' provocatorio, ovviamente. Però, parliamo istanze femministe. L'istanza femminista è una cosa che la sinistra rivendica per sé, esattamente come le istanze ecologiste, le istanze femministe, la sinistra le rivendica come propri valori, propri DNA. È come dire che io rivendico per me il fatto che ho la cravatta rossa e le bretelle bordeaux, ok? E non posso cederla questa cosa perché è una mia cosa distintiva, va bene? Mm-hmm. La verità è che la destra non le ha mai valorizzate queste cose, ma se ci pensate, con tutte le risate, questo, quell'altro, come gestisce le donne, Berlusconi, eccetera, però Berlusconi è quello che ha fatto più ministre donne, è quello che ha messo la prima presidente del Senato donna, cioè, nel senso, esiste un femminismo di destra, non esiste solo un femminismo di sinistra, tanto quanto esiste un ecologismo di destra, tanto quanto esiste un ecologismo. Sì, ma in realtà il mio punto era ancora più ampio, nel senso che secondo me, indipendentemente dalle idee politiche, io capisco che è un po' più complicato per chi fa politica e la pensa diversamente fare i complimenti a una donna come Giorgia Meloni se non la voti, però siccome il nostro paese è molto indietro e appunto, come hai detto tu, soprattutto la parte della sinistra rivendica queste battaglie, io dico, allora, c'è una donna che comunque è di fatto, perché io ovviamente nessuno deve dire per chi ha votato, ma non necessariamente ho votato per Giorgia Meloni, sto facendo un'analisi proprio generale, è l'unica leader politica donna, è riuscita in pochi anni a portare il suo partito dal 3%, 4% al 26%, sta probabilmente per diventare la prima premier italiana donna. E allora mi dico, in senso generale, sociale, dovrebbe esserci un po' più di riconoscimento di quanto sta avvenendo a livello sociale, non politico. Poi, politicamente parlando, l'avversa... Ma avete capito che su Giorgia Meloni hanno fatto le peggio battute? Ma vabbè, lo so, basta, Fabio. Perché questo, perché vabbè, ma lì... Non le hanno fatte le... donne di destra, hanno fatto le donne di sinistra. No, vabbè, ma infatti. Però perdonami, io lo dico perché io che non sono assolutamente, cioè sono una donna, quindi ci tengo ovviamente alla parità di genere, ma dovrebbe essere un fatto già assodato e non certo da ancora da rincorrere, sono ben distante da tutte le prese di posizione che sentiamo ogni giorno e che nulla hanno a che vedere con appunto il riconoscimento delle pari opportunità. Quindi lo dico in modo provocatorio da donna e lo so, è quello che stai dicendo tu, lo so perfettamente, però giusto per non, tanto non è che ce la dobbiamo raccontare, no, è così, è, però non facciamo retorica per niente, non noi ovviamente, dico, tu hai seguito il mio ragionamento. Giancarlo, arrivo da te, leggo qualche messaggio, gli amici ci stanno seguendo numerosi stamattina. Matteo: Di Maio aveva vinto la lotteria, ruota di Napoli. Poi Alex: buongiorno, scusate, ma i 5 Stelle dicono di avere il limite dei due mandati, ma Conte non ne ha già fatti due, quindi non avrebbe più dovuto candidarsi, però Conte è una figura, adesso rispondiamo, però è una figura un po' particolare. Poi Alberto, che aveva parlato del voto che si è diviso tra i sostenitori del reddito di cittadinanza e chi è contro, dice sono a pochi chilometri da Milano, perché Fabio, tu avevi chiesto di... Era intuibile. Esatto. Poi un altro messaggio: il centrodestra si è messo nella parte giusta.
Va bene, allora Giancarlo, stesse analisi chiedo a te, insomma, la stessa che ha fatto Fabio. Sì, allora parto dal femminismo. Tante donne si sono schierate contro, la Meloni semplicemente perché in Italia i media sono in mano tutti alla sinistra, sia i canali televisivi che poi tutti i giornali non ne parliamo, e di conseguenza se uno vuole così vivere in quello, i cosiddetti artisti, per dire che poi artisti è un termine che non dovrebbe essere usato per quelle persone. Comunque, nel mondo dello spettacolo, eccetera, vivono attorno a quel sottobosco lì della sinistra, e quindi questa è la questione. La seconda cosa, invece, è il voto di protesta. Il voto di protesta era effettivamente quello del Movimento 5 Stelle di 5 anni fa. Quello della Meloni è al limite un voto di protesta nei confronti del governo Draghi, ecco, cioè di premiare l'unico partito che è stato fuori da quella melassa di governo. Ma soprattutto c'è la questione fascismo, che è una cosa che veramente fa ridere, cioè in Lombardia normalmente si definisce una baggianata quella del fascismo, del ritorno del fascismo in Italia. Hanno parlato di fascismo anche dopo le elezioni in Svezia, dove i socialdemocratici avevano governato per 90 anni, quindi e finalmente, insomma, dopo aver distrutto quello splendido paese che era la Svezia, perché adesso uno che abita nella periferia di Malmo, cioè, non esiste più, nel senso è terra di nessuno lì, è terra di bande, di roba. Quindi, dopo aver distrutto la Svezia, finalmente anche gli svedesi hanno votato, hanno cambiato, no? In Italia la questione del fascismo, ripeto, è una baggianata. Il fascismo, anzi il nazismo, in questo momento c'è in Ucraina. Gli ucraini sono in questo momento dei fascisti e dei nazisti, hanno cercato un genocidio nei confronti di persone del suo stesso territorio, quelli del Donbass. Quindi lì abbiamo il fascismo, non in Italia, assolutamente. Allora vi chiedo questo prima. Perdonami, io mi dissocio, però Bene, dissociati. Molto bene, su questo mi sono dissocio. contento. Dopodiché sul resto parliamo, ma Mi sulla no, 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 protesta vabbè, io non ho aperto, io non ho. mi Un fa attimo, un piacere, attimo, un io ho le attimo. testimonianze No, no, di vabbè, ma infatti persone che allora, hanno aspetta, aspetta vissuto. Giancarlo, perché allora io seguo Fabio, ma perché non possiamo oggi avere le testimonianze, quindi detto così, insomma, è un po' forte come espressione, però non è la sede adesso, oggi, magari ne parleremo, ci mancherebbe, sai che io e te Giancarlo affrontiamo tantissimi discorsi, è ovvio che detto così, insomma, il dissociarsi ha senso giornalisticamente parlando, ma perché... Fa piacere. Bisognerebbe, no, ma appunto, nel senso che ci tenevo anch'io a inserirmi, insomma, per dire queste cose bisogna avere, appunto, lo dico anch'io da giornalista, delle testimonianze. Se tu le hai, magari ne parleremo. No, io volevo, Assolutamente. ok, ne volevo, no, io invece volevo chiedervi prima di salutarvi. Cosa dite del silenzio, così come l'hanno definito, di Bruxelles dall'Europa per la vittoria appunto del centrodestra e in specifico modo di Giorgia Meloni? Vi chiedo un intervento un po' più breve, Fabio, e poi Giancarlo ancora. Ecco, questo mi ha fatto arrabbiare, nel senso non il silenzio, ma quello che ha detto la von der Leyen prima Prima, del voto. certo. Il silenzio di oggi è la logica conseguenza di quello. Mi ha fatto arrabbiare perché l'Europa non deve influire sugli stati membri, cioè sulle politiche interne degli stati membri. Il fatto che la von der Leyen, prima del voto, sapendo perfettamente che avrebbe influenzato il voto, per quanto gliene fotta la gente italiana della von der Leyen, cioè poco, abbia detto che noi lavoriamo con tutti, ma se dovesse esserci un rischio Orban potremmo già sapere come intervenire, questa cosa qua non va affatto bene. Questa cosa qua non è che danneggia la Meloni in Italia, perché come dicevo la gente italiana non gliene frega niente di quello che dice la von der Leyen, ma danneggia il concetto di Europa in Italia. E il Certo, silenzio di oggi sono è d'accordo. un silenzio che fa il paio con quell'altra roba là. Però poi non vi lamentate a livello di burocrati europei, se quando poi arriva la Meloni in Europa comincia a dire no così e no cosà, perché non è che l'avete trattata per bene, bisogna avere rispetto di tutti. E
la Chiesa Cattolica ha sempre rispettato, sempre, più o meno sempre, dalla morte della DC in poi, ha sempre rispettato chiunque si sia avvicendato al governo italiano. Non è che ha invocato, uguale l'Europa, che faccio? Abbiamo finito con la Chiesa Cattolica, cominciamo con l'Europa? Non credo. Ok, Giancarlo, cosa ne pensi dell'Europa? No, io sono d'accordo, io sull'Europa non sono molto clemente, insomma, ma per come è impostata, non sull'Europa in quanto istituzione, ovviamente, per come la vediamo. Allora, prego Giancarlo. Ma semplicemente la von der Leyen ha detto quello che è il suo pensiero, quindi siamo noi che riteniamo, che ci fanno credere che l'Europa è l'Europa buona, che ci dà i miliardi, eccetera. Nella realtà l'Europa è questa cosa qua, è quello che ha detto la von der Leyen. Cioè, in pratica la von der Leyen ha detto: se votate come diciamo noi va bene, se votate in maniera diversa dalla nostra voi non siete democratici e quindi vi penalizzeremo. Il fatto è che queste... così queste minacce possono andare a Orban o alla Polonia perché prendono molti più soldi di quanto loro danno all'Europa. All'Italia molto di meno, perché noi diamo all'Europa un sacco di soldi e ne riceviamo molti di meno. Di conseguenza, di conseguenza sono minacce che non... Ma è così, ha calato la maschera la von der Leyen. Sì, non attendevo niente di meglio. Diciamo che poi avevo anche dei messaggi dei giorni scorsi dei nostri telespettatori che commentavano proprio questa presa di posizione della von der Leyen. Velocemente leggo. Stanno scrivendo molto, non ho nulla contro la Meloni, ma penso sia facile prendere i voti quando sei all'opposizione. Vabbè, questo fa parte del gioco, è ovvio che se sei all'opposizione si riesce di più ad attirare il consenso. Questa può essere considerata l'eredità lasciata dallo statista dell'anno Draghi, un po' provocatorio, insomma. Quindi, e poi chi dice che era tutto appunto già nella storia di quello che sarebbe successo, insomma. Avremo modo anche nei prossimi giorni di parlarne, anzi, magari tra qualche giorno vi disturberò nuovamente per capire un po' quello che sta succedendo. Grazie Fabio Massa, grazie a Giancarlo Marcotti per essere stati con noi. Grazie, a presto. Grazie.